Con un giorno di anticipo, Xenoblade Chronicles Definitive Edition è finalmente arrivato nei negozi, o meglio, nelle nostre case. Uno dei giochi più attesi per Switch per questo 2020, per molti giocatori rappresenterà il primo approccio con il capolavoro uscito originariamente nel 2011 su Wii, e il primo impatto con il sistema di gioco può risultare piuttosto complicato. Prima di parlarvi in modo approfondito del combat system in un video che uscirà nei prossimi giorni, oggi vi darò 5 preziosi consigli per prepararvi al meglio al viaggio di Shulk e godere con quante meno difficoltà possibili di questo JRPG senza tempo. Mi raccomando, se avete dubbi o perplessità lasciate pure un commento qua sotto. Intanto fatemi sapere che avete apprezzato questo mini tutorial con un bel like e ricordatevi di iscrivervi al canale attivando le notifiche, quando funzionano, per non perdervi le prossime guide. Iniziamo! Il primo consiglio è quello di lasciarvi completamente andare all'esplorazione e perdervi nel mondo di gioco. Xenoblade propone delle mappe sconfinate in un impianto simile a quello degli MMO, quindi la curiosità è legata direttamente alla progressione. Tra grinding e loot sono gli livelli stessi a richiedere di essere esplorati per scoprirne tutti i segreti. Certo, potreste imbattervi in dei mob di livello ben superiore al vostro, e ricordatevi che spesso la fuga è un'opzione da tenere in considerazione. Inoltre la morte non è di certo una meccanica punitiva in Xenoblade, anzi tutt'altro, perdere i sensi vi rispedirà semplicemente all'ultimo punto di interesse attraversato. Quindi non abbiate paura di allontanarvi dal sentiero battuto e ricordatevi che rispetto all'originale l'utilizzo della mappa è stato tremendamente semplificato grazie all'implementazione di un comodo sistema di fast travel e di un indicatore degli spostamenti che vi segnalerà con precisione la strada da seguire per ritornare sulla quest attiva. La longeva trama principale di Xenoblade è sicuramente il cuore pulsante dell'esperienza, ma anche le subquest ricoprono estrema importanza all'interno dell'economia del gioco. Scegliete voi però quanto peso dare alle missioni secondarie, infatti fermarsi per risolvere compiti non determinanti potrebbe portarvi a guadagnare tantissimi punti esperienza, e in un attimo il vostro party potrebbe ritrovarsi di un livello sproporzionato rispetto ai nemici di una determinata zona. Insomma, mettere in pausa la progressione della trama potrebbe portarvi a semplificare eccessivamente alcune sezioni. Il terzo consiglio quindi è quello di prendere in considerazione l'utilizzo della modalità pro avanzata e di quella casual. Grazie alla prima potrete mettere da parte l'esperienza accumulata per usufruirne in un secondo momento. In questo modo sarete liberi di esplorare e fare quante più missioni secondarie vogliate, senza il rischio di salire troppo di livello. La casual invece risolve esattamente il problema opposto, e nel caso vi sentiste sopraffatti dalla complessità del combat system o non aveste voglia di livellare il necessario per progredire spediti, questa modalità abbasserà sensibilmente la difficoltà degli incontri. Entrambe le opzioni sono attivabili e disattivabili in qualsiasi momento. Poi ragazzi, prendetevi del tempo per studiare i menu e come sono organizzate le loro sezioni. Tra inventario, abilità, diagrammi d'intesa e gestione del party, il rischio di venire sovrastati dalle informazioni è dietro l'angolo. Con calma e tranquillità, quindi, studiate cosa ha da offrire il gioco anche quando è in pausa, perché molte situazioni richiederanno un approccio ragionato nonostante la frenesia dei combattimenti. E ricordatevi che il gioco è ricco di tutorial e suggerimenti on screen che vi accompagneranno per tutta la durata dell'avventura. Il mio consiglio è di non disattivarli. Sebbene un po' invadenti, nelle prime 10 ore di gioco vi daranno un enorme aiuto nel capire come gestire ogni singolo aspetto dell'esperienza, dall'esplorazione al combattimento. Ed è proprio sul combat system che vi do il mio quinto consiglio. Il gioco è ricco di automatismi, ma non per questo gli scontri saranno sempre una passeggiata. Ricordatevi che fondamentale è il posizionamento del leader del party rispetto ai nemici. Questo non solo perché gli attacchi automatici possono avvenire solo se abbastanza vicini, ma in base alla posizione che assumerete rispetto ai mob, allora le abilità selezionabili potrebbero attivare dei bonus aggiuntivi, indicati da un punto esclamativo. Senza contare poi le combo a catena che vi richiederanno di infliggere i malus ai nemici seguendo un ordine specifico, la doppia utilità sia offensiva che difensiva della barra del gruppo o anche le visioni del futuro di Shulk che gli permetteranno di cambiare l'esito delle battaglie. Insomma, di cose da tenere d'occhio ce ne sono tantissime ed è bene che iniziate da subito a prendere confidenza con tutte le meccaniche, che comunque sono molto meno complesse di quanto visto in Xenoblade Chronicles 2. In ogni caso, se voleste approfondire il funzionamento del combat system, vi rimando al mio prossimo video dove vi presenterò un tutorial approfondito del sistema di combattimento.
E questi ragazzi sono i consigli che mi sento di darvi per iniziare al meglio un'avventura che definire mastodontica è riduttivo. Mi raccomando, non lasciatevi scoraggiare dalla mole contenutistica del gioco, tenete duro durante le prime fasi e arrivate fino in fondo, vi garantisco che ne sarà valsa la pena. Per ogni dubbio e chiarimento, come al solito, vi aspetto nei commenti. Prima però ricordatevi di lasciare un like e di iscrivervi al canale attivando le poro notifiche. Io sono il Poro Michele, con la Monade, ciao!